a questa ricorrenza del 4 novembre, festa delle Forze Armate, festa dell'Unità d'Italia. In un momento come questo io credo che non sia soltanto esercizio retorico o di esteriore ricordare lo sforzo che tanti uomini, tante donne, anche ripetendoci la propria vita, la propria esistenza, l'impegno che hanno profuso perché l'Italia fosse unita e fosse civile e democratica. Questo ricordiamolo sempre, ricordiamolo nelle nostre attività anche quotidiane. Sicuramente lo dobbiamo ricordare noi che abbiamo responsabilità istituzionali, ma credo che sia un monito per ogni cittadino e cittadina di San Severo. Ecco perché l'amministrazione comunale di San Severo da sempre ricorda questa ricorrenza, ricorda questa data del 4 novembre, che ci ricorda che siamo italiani, ma siamo figli di quel sacrificio e siamo figli di un popolo che si è sempre contraddistinto per la sua civiltà e alto senso di rispetto per le istituzioni e per la democrazia. Questo ricordiamolo anche in questi giorni e delle ultime ore, anche lo sforzo che il nostro territorio sta facendo in termini di accoglienza e di ospitalità. Noi che siamo stati un popolo di migranti, noi che siamo stati un popolo che è stato accolto in tutte le parti del mondo ed è stato accolto bene, perché gli italiani erano cittadini che si integravano con il lavoro, con il sacrificio, con il rispetto per la comunità che li accoglieva. Ma erano a loro volta accolti e molti figli dei migranti, degli italiani che andarono all'estero, oggi sono parte integrante delle comunità che vivono, anche avendo responsabilità di governo. Io tra qualche giorno mi recherò nella città di Bourg-en-Bresse, città francese, gemellata con il comune di San Severo, dove tra gli anni 40 e 50 centinaia, anzi migliaia di sanseveresi andarono a cercare fortuna. Molti amministratori di Bourg-en-Bresse sono discendenti di quelle famiglie e portano un cognome sanseverese che è pronunciato con cadenza francese. Ma sono sanseveresi ormai cittadini di quei territori di cui hanno anche responsabilità di governo. Questo non dimentichiamolo mai e cerchiamo di essere aperti, democratici e civili, perché la storia della nostra terra, la storia della nostra comunità è una storia di civiltà e di democrazia. Quindi su questo non possiamo, nessuno di noi, avere momenti di esitazione o di tentennamento. Voglio ringraziare anche per la sua presenza e partecipazione l'onorevole Carla Giuliano, che insieme a me e insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e anche della polizia locale, hanno impreziosito e valorizzato questo corteo e la iniziativa di questa mattina. Noi il corteo lo completiamo come tutti gli anni qui, dopodiché alle 12:30 chi vorrà ci recheremo al cimitero comunale, cimitero cittadino, dove voi sapete all'ingresso c'è un monumento che ricorda i caduti della Prima Guerra Mondiale, della Grande Guerra, monumento realizzato con pietre del Carso, quindi furono recuperati appunto degli ammassi, delle pietre del Carso e artigiani dell'epoca e marmisti dell'epoca realizzarono quel monumento che ricorda il sacrificio di tanti sanseveresi che hanno perso la vita per difendere la patria in occasione della guerra del 15-18, della Prima Guerra Mondiale. Ai cittadini il ringraziamento per essere stati presenti. Ci salutiamo e viva l'Italia, viva le Forze Armate.